Si può iniziare allora, mancano, ma tanto sarà una cosa molto, molto discorsiva, molto, per niente pesa. Piano piano mettete. Allora, buonasera a tutti. Come al solito, insomma, ci si ritrova qui a cercare di capirci un pochino più di più su tutto quello che ci viene offerto dal mondo del vino. Allora, quello di stasera era da tanto, insomma, che la volevamo fare, perché lo sherry è uno di Jerez, e ora stasera sherry perché è più facile da dire, va bene, tanto lo sapete tutti che in realtà sarebbe lo Jerez, e poi ho scoperto anche perché si chiama sherry, perché è Jerez, e come mai è nata proprio questa parola sherry, andando un pochino a giro un po' là. Allora, era da tanto e si voleva fare, perché è uno di quei vini che vengono, insomma, si incontrano, no? Prima o poi, quando facciamo le lezioni, se ne parla delle tecniche e tutto quanto, più o meno, ecco, noi sappiamo che cos'è, però raramente è possibile conoscerlo un pochino interamente, se ne beve una volta ogni tanto, se ne fa un assaggio, in genere sono sempre le stesse categorie, qui in Italia sono quelle più reperibili sul mercato, perché insomma un vino si conosce anche in base alla reperibilità che c'è sul mercato, e spesso e volentieri non si riesce, ti può capitare, uno storge la bocca, quella buono, insomma buonissimo, però ecco, è molto discordante, è uno di quei vini che non trova spesso d'accordo, ma non trova spesso d'accordo proprio perché penso, ecco, in linea di massima, non lo si conosce per niente. È un vino antico, vecchio, abbastanza vecchio, però c'ha quello che noi conosciamo, come vedremo poi andando avanti un pochino discorsivamente su queste tante slide, è un vino frutto tutto sommato della modernità, delle nuove tecniche di vinificazione e di un gusto oramai impostato. Però in Italia ancora non decolla, cioè non è mai decollato abbastanza, lo si conosce, ma forse lo conosciamo noi che oramai è da tanto che siamo un pochino nell'ambiente del vino, è difficile trovarlo, e ci sono secondo me tanti motivi. Praticamente in Italia che cosa è successo? Un po' è poco reperibile sul mercato, perché? Perché non lo esportano, o perché non piace e allora non lo esportano? Come si fa a sapere? Un po' perché in Italia c'è stato, secondo me, e alzi la mano chi non l'ha mai pensato almeno una volta nella vita, no? Che lo sherry era un liquore alla ciliegia. Tra l'altro questo qui, io l'ho trovato, questa foto qui, vedete, con la ciliegia di Moplen, di plastica, degli anni 70, bellissima, la polverina, no? Questo è un vintage, su eBay a 48 euro,
lo scenario non c'entra nulla, no? Io per prima sono sicura di aver pensato, prima di fare il corso, lo scenario, che lo scenario era un leone alla ciliegia, perché l'assonanza, no? Infatti questo, diciamo, io me lo ricordo quando ero vicino agli anni 70, perché probabilmente è uscito lì? Perché effettivamente lo scenario in quel periodo lì si ebbe un po' la sua dimensione un pochino moderna, no? Quella dei vari stili. Però ci sono dei motivi ovviamente più profondi, no? Insomma, non si sa se è un dessert, se è un vino da dessert o se è un vino secco. Quelli che bevono solo il Pedro Ximénez, come la maggior parte, non pensa che sia un vino dolce, dolcissimo. Chi ha bevuto la variante secca pensa sia un vino secco. C'è tutto uno spettro di prodotti che non sono conosciuti. E poi c'è anche il discorso gastronomico, cioè non si sa come abbinarlo, se è un vino da meditazione, se lo metto in aperitivo, se ci posso mettere qualcosa. Ora con la cucina internazionale ci sono le tapas che risolvono tutto, e no, perché le tapas, cioè vedremo che le tipologie di sherry sono veramente tante, cioè non ci si può ridurre lì. È un vino estremamente difficile, estremamente complesso, per cui se il bere una volta un qualsiasi vino vale come regola, non ci fa conoscere il vino, bere un Sangiovese non ce lo fa conoscere assolutamente, ma nemmeno bere un Brunello Sangiovese una volta sola ce lo fa conoscere, figuriamoci per queste tipologie, si va avanti una vita o finché il fegato regge, perché insomma sono vini particolarmente corposi, alcolici, no? Sono vini fortificati. Quindi hanno una loro facilità di beva impressionante, quindi pericolosi, pericolosi tanto. Allora, quindi, qui siamo nel cosiddetto triangolo dello sherry, no? Questo sherry triangle, no? Come lo chiamano ovviamente gli inglesi, grazie ai quali, insomma, tutto sommato lo sherry è il grande vino che è, insomma, gli inglesi ci hanno sempre, hanno dato moltissima, una grossa impronta a quelle che sono le tipologie che ci sono oggi, è praticamente in Andalusia, no? A metà fra il Mediterraneo e l'oceano, quindi una zona splendida, no? Per i commerci, che ha praticamente sempre è stato prodotto il vino e da sempre praticamente sono partiti i vini per andare in tutto il resto del mondo. Da qui infatti nasce proprio da queste zone qui nasce la tendenza a fortificare i vini perché reggessero anche i viaggi più lunghi. Quindi diciamo la storia dello sherry, un pochino della storia dello sherry come lo conosciamo oggi, nasce nel momento delle fortificazioni. Gli inglesi diventarono i più grandi importatori, no? Addirittura si pensa, insomma, si scrive che nel 1584 60.000 botti di vino all'anno venivano prodotte nello sherry, di cui ben 40.000 solo per il mercato degli inglesi. Quindi insomma hanno dato un colpo grosso all'economia, però anche nel tempo, diciamo, è un tipo di vino che ha avuto veramente alti e bassi, forse più gli alti, più bassi che gli alti, soprattutto perché, come vedremo nella storia, sono stati fatti degli errori madornali che hanno completamente gettato in confusione proprio anche i consumatori. Per questo forse oggi non lo conosciamo tanto. Un punto d'arrivo molto importante fu praticamente l'esportazione in America. Quando durante le guerre praticamente il mercato inglese, insomma, erano sempre contro gli spagnoli, boom, crollò. Quindi ovviamente per fortuna erano state scoperte l'America, allora il mercato americano giocò un grandissimo ruolo nella produzione e nella crescita proprio dello sherry come vino molto conosciuto non solo in Europa ma anche all'estero. Ed infatti è proprio nel 1700 che nascono le più grandi bodegas, che sono per esempio Zuleda, no? Osborne, fanno brand meravigliosi, insomma, il Cigarrera, la Gitana che è proprio di Hidalgo, no? Se ne trovano abbastanza di questi vini. Sono comunque delle case molto vecchie, molto storiche, che tutt'oggi sono in funzione e producono alcuni tra gli sherry migliori che si possano trovare. Questa, grazie all'America, lo sherry riprese il mercato, nonostante tutti gli eventi drammatici che c'erano in Europa,
e la produzione incrementò moltissimo, al punto che la zona proprio del triangolo dello Scheller era diventato un posto d'élite, dove si andava proprio perché si stava bene, perché erano pieni di soldi. Cioè questo fatto dei commerci aveva dato all'Andalusia, che insomma tutto sommato non è nemmeno una delle regioni più ricche della Spagna, aveva dato proprio un'impronta di nobiltà, no? Pensiamo un po' alla rivoluzione francese, tanti scappavano, no, dalla Francia per andare lì, perché lì si tagliavano la testa, qui invece la testa la faceva girare questo buonissimo vino, insomma fortificato, per cui era diventata proprio una zona veramente elitaria. Ma forse la cosa che ci sfugge, no, è che la fortuna oltreoceano dello Sherry è legata moltissimo ai cocktail. Nel 1800 nascono i progenitori di quelli che oggi sono i moderni cocktail, uno dei quali era lo Sherry Cobbler, cioè questo vino fortificato, molto secco, fu ritenuto eccezionale per produrre uno dei cocktail che poi, tutt'oggi, è uno dei più famosi, appunto, questo Sherry Cobbler che, anche se ci sono tante varianti, inizialmente era fatto dal sherry appunto secco che dava l'alcol, no? Poi la parte zuccherina, il limone e il ghiaccio tritato, e ebbe proprio un successo enorme, al punto che, per esempio, quando ci fu l'esposizione universale a Parigi nel 1867, il padiglione dell'arte americana era praticamente pieno, ma non per andare a vedere l'arte americana, perché c'erano i bar, no? Alle esposizioni portavano anche i bar, tutti i paesi del mondo, no? Con il cibo e con le bevande tipiche, e praticamente l'interesse era più verso questo tipo di cocktail che non effettivamente al contributo artistico degli americani. Quindi, che cosa successe? Grande produzione un'altra volta, lo sherry ritorna un pochino, anche grazie all'esposizione universale, un pochino ritorna su, però come si arriva a una grande richiesta di mercato, e questo è successo per tutti i grandi vini della storia, successe per lo Chateauneuf du Pape, successo per il nostro Marsala, per esempio, no? Cosa succede? Succede che si cominciano, non solo a sofisticare, ma anche a creare praticamente delle alternative che possano assomigliare, ma che quel vino non sono. E allo Sherry è successo più di una volta, addirittura si cominciarono proprio a produrre dei miscugli di vodka, Marsala, anche il sidro veniva usato, bastava che la base fosse alcolica, si metteva un po' di colorante e veniva fatto passare per sherry. Poi arrivò la fillossera, no? La fillossera ha distrutto praticamente più di l'80% dei vigneti in Europa, quindi il colpo fu grosso. Alcune bufale pseudoscientifiche secondo le quali questa sostanza, che è praticamente il solfato di calcio, che veniva utilizzato per acidificare il vino, perché il palomino con cui si fa lo sherry secco è un'uva per niente acida, quindi la stabilizzazione veniva fatta con questo solfato di calcio, la fa male, quindi ah no, in piena crisi salutista, ebbe una botta. E poi arrivò anche il protezionismo, insomma, che da una parte fece in America quello che ha fatto, e in Europa purtroppo portò alla stagnazione di tante riserve di vino che non potevano trovare un mercato. E questo causò anche negli americani proprio la necessità di trovare ovunque qualsiasi bevanda che fosse alcolica, poco importava che fosse una bevanda buona, fatta bene, o fosse un intruglio. Questo purtroppo fu un effetto che continuò anche dopo. Però già nella seconda metà del 1800 cominciarono in America a produrre determinati sherry, cioè dei vini sul modello dello sherry, addirittura qualcuno proprio anche sotto flor, no? Che è quel lievito che ricopre praticamente la botte scolma dove invecchia il vino. Rare Cream Sherry, California Sherry, Golden Sherry, avevano ripreso la parola sherry, per cui gente, magari non sapeva nemmeno dove era la Spagna, non sapeva manco dove era l'Europa, prendeva per sherry una cosa che sherry in realtà non era. E questo perché? Perché non c'era mai stata una denominazione d'origine. Il porto ce l'aveva, era dal 1746 o 43, non mi ricordo, che aveva un istituto che regolarizzava e regolava la produzione, cioè non si usava il marchio di porto,
l'avevano voluto gli inglesi praticamente, no? Lo Sherry non ce l'aveva, quindi bisogna aspettare praticamente al 1934, quando dopo la fillostra, dopo la ripresa, diciamo, dei mercati e l'impostazione qualitativa che fu data al vino, cominciarono a nascere le prime denominazioni di origine, no? In Francia. E qui siamo appunto una delle prime, praticamente insieme anche al Cava, anche il Cava nasce più o meno in quei periodi. A Malaga fu data la denominazione d'origine, finalmente insomma c'è un istituto che regola che cos'è lo sherry, dove si produce, con quali uve, con quali vini e fin dove praticamente si può arrivare. Poi arriverà chiaramente il 1900 con la ricerca di stile, d'eleganza, no? Per cui ecco, si cominciano a identificare quelle che sono le tipologie che noi troviamo oggi, che beviamo oggi. La ricerca più che ha, anche qui viene un po' dal mondo anglosassone, no? La ricerca di stile, d'eleganza del secco, i vini secchi cominciarono ad avere un grande avvio proprio diciamo, fra gli anni 60 e gli anni 70, il caso dei Riesling tedeschi, per esempio, ma lo stesso Chablis. Lo Chablis ebbe una grandissima, è stato un grande successo al punto che anche a Chablis, che siamo in Francia, cominciarono a produrre della roba non tanto buona. Insomma, quindi quando purtroppo c'è una richiesta sul mercato si tende sempre ad andare un po' fuori. Si parlava di eleganza, a me è venuta in mente lei, insomma, perché quando si parla di finezza, eleganza, stile, no? Sono delle parole che noi usiamo sempre, per a me ogni tanto mi ci viene in mente più di lei, secondo me c'è nessuno proprio, che insomma che identifica proprio l'eleganza del Novecento. Allora, lo sherry viene comunque, con parte questa storia controversa, ha un terroir, veramente terroir, cioè se uno cerca che cos'è il terroir, è uno di quei vini che ti fanno capire che cos'è, cioè tutto un insieme di ovviamente clima, sottosuolo, di sistema di invecchiamento. Qui abbiamo l'invecchiamento dinamico, dopo magari riguardiamo un pochino meglio, che è la Solera e Criaderas, no? Le cataste di botti una sotto l'altra, poi le bodegas, cioè le cantine sono parte integrante del terroir e non è così in tutte le zone, non è così dappertutto. Qui proprio nascono, perché se non fossero, non ci fosse la bodega situata in un certo modo, lo sherry forse non verrebbe così come lo conosciamo. E soprattutto il velo di flore, quello che è un lievito che potrebbe danneggiare il vino, si trasforma qui praticamente in uno degli elementi fondamentali per la buona riuscita degli sherry, ovviamente quelli che vengono invecchiati sotto flora. Ci sono tre vitigni approvati dall'Istituto Regulador, che sono il Palomino Fino, utilizzato esclusivamente per gli sherry secchi, e poi Pedro Ximénez e Moscatel, che sono usati per i dolci. Pedro Ximénez non solo è l'uva credo più dolce in assoluto esista sulla faccia per la terra, ma viene anche appassita prima di farla, e quello che più o meno tutti abbiamo bevuto all'elezione, no? Capita molto spesso, perché è un vino che comunque si trova e non ha nemmeno dei prezzi esagerati. Come caratteristiche del suolo, consideriamo che oggi abbiamo fatto il conto, siamo all'incirca sui 7.000 ettari di superficie vitata, e il 90% di questa è a palomino, cioè degli sherry secchi. I Pedro Ximénez e il Moscatel, il Moscatel sì, ma il Pedro Ximénez viene molto coltivato, anche quello che si vinifica nella zona dello sherry, a Montilla Moriles, che è un'altra zona di vini dolci, di vini fortificati e dolci, sarà a 200 km più o meno. Allora, qui come vedete si trovano tre tipi di terreni estremamente diversi. Allora, questo nel mezzo è il terreno fondamentale, è l'albarizza, che è un carbonato di calcio molto tosto, abbastanza parecchio poroso, che può avere un contenuto che va dal 30 addirittura all'80%. Il contenuto di calcare che c'è in questo terreno, se arriva all'80%, viene chiamato tajon, cioè un terreno chiamato tajon, che sono i più prestigiosi, perché un calcare all'80% è veramente una cosa esagerata. E perché è importante? È importante perché chiaramente in una zona molto calda,
caldissima come quella di quella parte lì, assorbe l'acqua, quindi la rilascia e impedisce praticamente che le viti molto semplicemente non producano, perché se manca anche quel quantitativo di acqua proprio vanno via. È una zona che viene divisa in pagos. Il pagos è vuol dire da pacus, no? Dal luogo latino. Sono dei luoghi particolarmente pregiati dove c'è questo tacon praticamente che rende i vini ancora migliori. Questa è una legislazione, insomma una suddivisione è stata fatta nel 1800, quando un po' si cominciò a parlare già nel Bordeaux, no? Quindi qui si cercava di rifare un po' quella divisione che c'è stata nel Bordeaux, ma poi alla fine non ci sono riusciti. E qui magari se vi capita di prendere una bottiglia di sherry potete trovare appunto la menzione superior. Per fortuna, anche se negli ultimi anni c'è stato un ridimensionamento molto grosso delle viti, le viti migliori sono rimaste su pagos migliori, quindi per lo più la menzione superior si trova spesso, ecco, non è che sia, diciamo che sono buoni perché questo terreno è un po' dappertutto. Queste sono vedete, delle aserpiado le chiamano, e sono praticamente delle conche che fanno contadini per permettere all'acqua di essere raccolta un pochino meglio, cioè che non venga dispersa magari in terreni dove non serve. Allora, cosa succede? Ora si guarda un pochino la parabola del palomino fino, quello che ci fa capire cosa sono gli sherry secchi. Allora, il palomino fino viene utilizzato proprio per la categoria fino, viene la categoria generale, è quella dei secchi, e sono il fino, il manzanilla, la montillado, il palo cortado e l'oloroso. La prima parte di questi, salvo l'oloroso, fa tutto un invecchiamento sotto la flor, cioè sotto questo famoso velo di flor che copre il vino e lo protegge dall'ossidazione. L'oloroso è l'unico fra questi vini a base di palomino fino che invece fa un invecchiamento in stile ossidativo. Queste, come vedete, sono già diverse categorie, sono abbastanza diverse proprio le une dalle altre. Allora, la parte importante ci fa capire anche un po' come funziona la bodega è la sobretablas, cioè la parte praticamente iniziale. Il vino, cioè il palomino fino, viene vinificato, dopodiché sta un anno a riposare. E in questo anno praticamente il capataz, che è il capo cantina, che insomma ha una grandissima esperienza nei vini, praticamente dà questi. Sono queste famose stecche che si trovano, no, a volte cose più o meno, più per meno, per meno, più tutte quelle cose, perché una volta viene poi viene tagliato e poi si mette, perché sono quei simboli che praticamente identificano il vino, cioè dal più fino a quello meno fino. Quindi sono una, due, tre e quattro tipologie di vino. La raia, che è questo slash praticamente, no? Indica proprio il vino più fino, più delicato, che farà l'invecchiamento biologico. La raia col punto è un pochino meno fino, ma comunque avrà ugualmente l'invecchiamento biologico. Il dos raia, se invece più corposo, è robusto. Da qui capisco che questo mi verrà mandato verso l'oloroso, no? Un pochino più potente. I tres raias invece è un vino che non è adatto alla produzione di sherry, quindi verrà utilizzato per altre cose, o per il brandy, no, con cui si fortificherà, oppure per i vini da tavola normale. Il VE invece vuol dire un tasso d'acetico talmente alto che viene mandato a fare l'aceto nelle solera proprio per l'aceto, no? Quindi tutti i vini hanno una loro collocazione. Dopodiché, praticamente alla fine della sobretablas, avremo i palmas, gli oloroso e i raias, no? Che sono tre classificazioni definitive che mi daranno proprio le tre tipologie di sherry che io oggi conosco, che sono i fino, gli oloroso e poi i raias, cioè i blend. Stasera ce l'abbiamo in degustazione, sono degli sherry a cui è stato aggiunto un dolcificante. Una tipologia di mercato che si è andata ad affermare sempre negli ultimi tempi e che ora fa parte praticamente di una tipologia. Si passa poi alla fortificazione fatta con dei brandy molto molto forti, cioè un brandy ovviamente prodotto con le uve, spesso con le uve palomino del luogo a 78 gradi, quindi un 78 gradi buttato direttamente sul vino me l'ammazzerebbe, cioè non potrebbe
fortificarmelo bene. Allora viene fatto ovviamente il miseado, una mistella praticamente, vino vecchio invecchiato, con questa parte molto alta, versata lentamente di brandy, che mi fa la mistella con cui verranno fortificati praticamente i vini. 15 gradi o 17 gradi a seconda se io voglio l'invecchiamento biologico o se voglio l'invecchiamento invece stile ossidativo. È chiaro che se io do troppo alcol il flor non funziona perché è un lievito e quindi una dose troppo alta di alcol lo ucciderebbe. Dopodiché i vini vengono messi nella solera. Il sistema solera è, come sapete appunto, un insieme delle cataste di botti praticamente, adesso tutte collegate l'una con l'altra, rigorosamente scolme. La scolmatura nel caso dell'invecchiamento biologico mi serve ovviamente per favorire la flora. Nel caso dell'invecchiamento non biologico, quello con ossidazione, ovviamente per favorire l'ossidazione. Quindi la sobre tablas, proprio la prima, è quella in alto, mentre la solera è quella da cui io estrarrò lo sherry che va poi imbottigliato. Qui dentro il vino sta a lungo. Il disciplinare parla di anni per i vini più semplici, però è chiaro che anche questo mi diventa un elemento che mi produrrà tante tipologie di sherry diverse, perché a seconda che uno sherry mi stia mediamente nella solera per 30 anni o mi ce ne stia 5, cambierà molto. Quindi ogni produttore dà ovviamente la sua impostazione e ogni tipologia di vino avrà un diverso invecchiamento, una diversa fortificazione, una diversa collocazione all'interno della bodega. Se questo ci dà veramente delle tipologie di sherry riconoscibili, ma comunque molto diversi l'uno dall'altro. Allora, praticamente in cosa consiste? Il vino che viene tolto viene sempre rimesso dalla parte più alta. È ovvio che in cima ci sta il vino più giovane. Ora però, cosa succede quando ci stanno 30 anni, 40 anni lì dentro? Cioè, proviamo a pensare, un vino che sta sotto ossidazione cosa fa? Cala. Cala, 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 cioè 40 anni, cioè va a sparire praticamente. Mentre un vino sotto flor, cos'è la flor? È un organismo che si nutre delle componenti del vino. Quando queste componenti non ci sono più, la flor va a morire. Quindi per far rimanere 30 anni, 20 anni, 40 anni i vini qui dentro necessitano di continui rabbocchi. Praticamente devono essere rabboccati con del vino. Per consentire alla flor di nutrirsi e dall'altra parte per consentire un ripristino della famosa parte degli angeli, no? Una parte di alcol che automaticamente se ne va. Altrimenti dopo 30 anni avrei un vino senza alcol completamente prosciugato, no? E di conseguenza non sarebbe più un vino. Per cui c'è tutta questa serie di continui rabbocchi, estrazioni e rabbocchi, la saca e il rocios, no? Saca è quando ci si mette il vino, il rocio è quando viene tolto, per cui le stesse parti vengono sempre messe e ritolte. Ovviamente da quale fornitura? Da sempre dalla solera che è in alto, no? Che mi fornirà praticamente tutte le volte quello che il quantitativo di cui ho bisogno per tenere sempre il livello ottimale. È ovvio che anche da questo punto di vista quanti sacas e quante rocios ci sono, rocios. Non si può dire perché, per esempio, a Sanlúcar de Barrameda stasera avremo una degustazione, un manzanilla, no? Lì la flora è molto vigorosa, quindi ha bisogno di mangiare di più. In altre zone mangia meno, quindi saranno minori. E poi com'è la bodega? Ci sono delle bodegas che hanno una disposizione tale in cui l'umidità è perfetta e magari più rigogliosa, altre invece che hanno più calore ne necessitano meno, cioè è tutta una strategia praticamente nelle mani proprio dei capocantina che anno per anno si rendono conto di cosa ha bisogno il vino per essere veramente perfetto. Questo velo di flor, come vedete, arriva proprio anche a uno spessore notevole e interagisce, come si vede dalla foto, continuamente con il vino di sotto. Praticamente si nutre
dell'ossigeno che viene di sopra e quindi tappa ermeticamente il vino che non avrà mai, non sarà mai ossidato. E dall'altra parte però ha bisogno di mangiare tutte le componenti del vino, per lo più il glicerolo. Quindi mangiando l'alcol, mangiando il glicerolo, il vino si secca, no? Quindi diventa un vino asciuttissimo, secchissimo, non tocca mai l'aria, quindi un vino giallo, bello, brillante, che non avrà elementi di ossidazione. Qui siamo sui Pinot e sui Manzanilla. E poi piano piano praticamente continua il suo ciclo vitale. Allora, anni fa, quando non si conoscevano i lieviti, questo veniva tutto fatto a caso. Cioè si capiva che questo flor dava qualcosa in più al vino, però non c'era mica modo di, chiaramente, di mantenerla. Qui era l'abilità proprio del capataz che riusciva a capire quando ci voleva da bocco, quando poteva morire, allora il vino veniva destinato da altre parti. Insomma, ora con le conoscenze, chiaramente il velo di flor è molto più, è molto più controllato, per cui anche i vini hanno raggiunto una stabilità tale che si possono effettivamente definire attraverso delle tipologie, si possono effettivamente riconoscere. Per esempio, un'altra cosa particolare, e anche questa dipende un pochino alla fine dal prodotto che abbiamo, consideriamo che la flor una volta che muore fa il fondo, no? Qui viene chiamato la cabezuela, ma mi ricorda tanto, per esempio, il Muscadet Surlis, no? Il famoso Surlis, come dicono in Francia, sono le fecce in cui praticamente il vino viene lasciato per tanto tempo e che assicurano degli aromi e delle particolarità al vino che altrimenti non avrebbero. È ovvio che un Manzanilla che mi sta 15 anni nella solera, o un Manzanilla più fresco, immediato per il commercio, che mi ce ne sta due, come dice il disciplinare, avrà una consistenza, degli aromi e una corposità molto diversa. Quindi anche nello stesso stile si ritrovano tante varianti dovute proprio alle tecniche per esempio, di invecchiamento. E questo penso sia ora lui vero. Uno dei lavori più belli del mondo, cioè riuscire a assaggiare per vedere quando è il momento di imbottigliare, no? Tutto quanto. Allora, come si fa no, qui non ci sono uscite, non ci sono delle uscite, no? Nella botte, e c'è sto velo di flor. Ora, se io ci metto cioè come si fa? Bisogna infilarci dentro qualcosa di estremamente delicato. E allora, per assaggiare praticamente lo sherry, viene usato questo strumento che è la venenzia. Allora, la venenza una volta veniva fatta con una canna di bambù molto molto fine e qui e ha questa, vedete, questa risacca praticamente in cui prende praticamente la parte di vino. Qui è tutta l'abilità praticamente del veneziador, cioè che riesce a buttare questa cosa con una velocità stratosferica dentro il velo di flor e a tirarla su immediatamente senza che questo si rompa. Questo quindi un sistema elaborato proprio nel corso degli anni che ci vuole un'abilità incredibile. Ora lui mi sa tanto di uno e per i turisti, perché questa Sì, fascia proprio così rossa, di Haska era cioè la fascia rossa, insomma, mi sa tanto. Però effettivamente, e cosa fanno? Praticamente danno questo colpo, no, prendono il vino e poi lo ritirano dentro il vino, gli fanno fare un arco dietro. E lo tengono su col bicchiere sotto, che va tutto dentro, mica riesco, mica lo buttano fuori. Questo perché? Perché praticamente il vino si ossigena un po', no? Ed è pronto chiaramente per essere degustato e capito. Allora, ci sono delle scuole apposite, un po' come il sabrage, no? Insomma, il sabrage, Sembra devi. Io non lo guardo, io non. Io guardavo di là. Allora, ci sono delle tecniche praticamente un po' particolari, cioè c'è una scuola e pare che i migliori veneziador, stavo per dire sabragiore, stavo per dire loro, i migliori veneziador sono giapponesi, perché sono rigidissimi, precisi in tutto, sono veramente fra i migliori. Donne, uomini, ci sono queste scuole per cui potete trovare. Appunto, è un bel lavoro, penso che quello dell'assaggiatore sia notevole. E qui
Quindi tutto questo terroir, tutto questo insieme ci dà alla fine quelli che sono gli stili odierni. Stili che nascono molto di fretta, come abbiamo visto proprio anche dalla storia, no? Da sherry secchi che erano troppo secchi, allora il mercato inglese, americano preferiva quelli un pochino dolci, nasce il cocktail, quindi io ho l'idea di questo vino non secco ma dolce. Allora praticamente che cosa è successo? È successo che nel momento in cui la flor è più gestibile, le tecniche di vinificazione sono più gestibili anche quelle. Si sa, si conosce un po' il mercato, praticamente è come se ciascuno di noi trovasse in tutte queste tipologie un po' il suo sherry, è come se fosse un vino che è stato creato un po' per far confusione, un po' però per venire incontro anche a gusti del mercato. Praticamente che cos'è allora lo sherry? Mi viene in mente, come prima mi è venuto in mente Audrey Hepburn, mi viene in mente uno nessuno, cioè, mi è venuto in mente Pirandello, cioè è una cosa, però può essere quell'altra, può andare di là, quindi tutta questa confusione per quello che no, mi piace lo sherry perché a me non mi piacciono per esempio i vini dolci. Boh, ma chi te l'ha detto è un vino dolce? Ci sono vini secchi, ci possono essere dolci, ci sono delle cose intermedie, non è il porto. Perché il porto si beve di più e è più conosciuto? Perché lo si identifica come una tipologia, si sa tutti che è un vino dolce, non ce n'è variante, può essere più o meno, ma non ci sono varianti. Ma qui si passa veramente dalla cosa più secca in assoluto che ci possa essere a livello di vino a quella più dolce in assoluto, quindi c'è tutto uno spettro di vini che effettivamente se non si bevono via via, o come magari è il caso di stasera, un pochino in successione, magari non si possono capire le differenze, non si può dire ah, finalmente bevo uno sherry che mi piace. Berlo una volta, lo ripeto, non ha assolutamente senso, perché non vuol dire, ha senso, ma non si conoscono praticamente gli sherry. Allora, fino e manzanilla, come vedete, sono quelli più conosciuti, no? Quelli anche meno costosi perché non hanno dei costi, hanno dei costi veramente ridicoli a volte, sono ottimi prodotti ma con dei costi veramente molto bassi e hanno un periodo minimo di invecchiamento di 2 anni, quindi è quello più leggero, quello più giovane, no? Quello chiarissimo, secchissimo. Però è ovvio che anche qui tanti produttori, uno di questi, l'innocente praticamente, sta sotto il velo di flora anche per più di 10 anni, quindi è ovvio che non avrò il prodotto beverino praticamente che io mi aspetto, ma proprio qualcosa di effettivamente molto diverso. Lo stesso per esempio manzanilla pasada o fino a Montillado, sono semplicemente delle manzanille che praticamente la variante fino che viene fatta a Sanlúcar de Barrameda, tanto dopo lo vediamo, perché il fino si fa a Sanlúcar de Barrameda, al Puerto de Santa Maria. Però se si fa a Sanlúcar de Barrameda, che è proprio sul mare, allora viene chiamato manzanilla, ma è esattamente uguale al fine. C'è quel discorso che vi dicevo prima della flor. La flor è parecchio più vigorosa sull'oceano, di conseguenza sul fatto della denominazione si distingue un po'. Ci sono, come vi dicevo, queste manzanilla pasada. Pasada vuol dire invecchiata. Quindi invecchiata a tal punto che la flor non regge quasi più, è sul punto di morire, per cui manifesta anche piccoli tratti di ossidazione. Non ha nulla a che vedere con un vino, ma con un fino, con un invecchiamento di 2 anni. Quindi anche qui le tipologie possono essere veramente tante. Si va poi alla Montillado. La Montillado è il cosiddetto vino misterioso. Misterioso non più di tanto. Era misterioso quando non si sapeva la flor, quando praticamente come gestirla. Però in linea di massima di una cosa si erano accorti, che dopo un po', se non veniva più fatto il trabucco, questa flor moriva. Allora che cosa succedeva? Il vino o veniva imbottigliato oppure si ossidava e a un certo punto, insomma, tante tipologie nascono proprio come la Montillado con la decisione di lasciare un vino che ha avuto la flor, di lasciarlo anche in ossidazione. Così sarà una cosa media, no? Che avrà sia la finezza di un vino sotto flor, ma anche i tratti dell'ossidazione, sia dal punto di vista, sia dal punto di gusto che dal punto di vista ovviamente dell'olfatto.
C'è poi anche il palo portato. Anche questo è considerato più misterioso perché? Perché quando ancora non c'era praticamente un sistema che potesse controllare la flora nella solera, poteva capitare che in una botte la flora virasse. Succedeva, magari se era più o meno regolare, in questa botte praticamente deviava il suo normale percorso e quindi il vino perdeva quella finezza, quella freschezza che invece erano praticamente per una tipologia di vino come era più conosciuta e come era più apprezzata. Quindi allora che succedeva? Se si poteva rischiare di rovinarlo, veniva subito fortificato con 17, con una mistella appunto a 17 gradi e continuava praticamente come l'Amontillado la sua vita sotto l'ossidazione. Quindi che differenza c'è fra un Amontillado e un Palo Cortado? Che il Palo Cortado sta più sotto ossidazione, sta quindi più grasso perché la flor mangia meno il glicerolo, quindi non avrà quel corpo snello che avrà un Amontillado che dovrebbe comunque avere, e avrà invece un'ossidazione, quindi dei sentori ancora più molto più evidenti rispetto all'Amontillado stesso. Si arriva poi all'oloroso, che è praticamente l'estremità dei secchi, no? L'oloroso vuol dire fragrante, odoroso, insomma, questo nome che è tutto praticamente un programma. Questa a differenza degli altri, che cos'è? Praticamente viene fortificato oltre 17 gradi, quindi la flor non ci sta. Allora, di conseguenza, questo è l'unico vino secco che non avrà mai la flor, praticamente, che continuerà la sua evoluzione solo e esclusivamente nelle botti, sotto praticamente l'ossidazione. Allora, molto spesso si dice che l'oloroso è un vino, forse la parola rimane un po' un vino dolce, oloroso, anche questo a volte le parole possono ingannare, ma inganna soprattutto il fatto che passando la sua vita in ossidazione bassa c'ha ancora tutto il tasso di glicerina e di alcol che con l'invecchiamento, insomma, si sente di più perché diventano sempre più corposi, sempre più strutturati, per cui dà queste sensazioni di pseudodolcezza che lo possono far passare per un vino dolce. Ciò non toglie che comunque come categoria viene anche un po' dolcificato attraverso dei mostri, attraverso altri vini un po' dolci. Tra i dolci troviamo appunto, come ben conoscete, il Pedro Ximénez e anche il Moscatel. Il Moscatel non si trova tanto perché ci sono poche vigne, ma comunque ci sono dei vini effettivamente molto buoni, alcune dei quali anche estremamente pregiati. La particolarità di Pedro Ximénez è che innanzitutto le uve vengono quasi tutte da Montilla Moriles e poi è talmente intenso, talmente dolce che il mosto non fermenta. Quindi non è un vino, ma di fatto quello che noi beviamo, ci sembra quello sciroppo, non è altro che un mosto il cui alcol viene solo dalla fortificazione. A Montilla Moriles vengono praticamente dolcificati, diciamo, non più di 15 gradi, mentre per Lohérez il disciplinare prevede i 17. Perché così tanto? Perché nel momento in cui poi viene messa a invecchiare, praticamente il tasso alcolico diminuisce, cioè evapora un po', aumenta la robustezza, diciamo, quindi un pochino di alcol si va sempre a perdere. Non è raro, infatti, che alla fine dell'invecchiamento proprio il tasso alcolico diminuisca sempre di più e quindi necessiti appunto di rabocchi. E poi ci sono questi sherry dolcificati o blended, che sono praticamente, vedete, il pale cream, l'amoroso, brown sherry, medium e East India, o pale East India, che sono nati quasi esclusivamente per il mercato inglese e il mercato americano, che predilige il dolce. Quindi si tratta praticamente di fino, oppure anche da Amontillado, o talvolta anche doloroso, come vedremo, a cui vengono aggiunte delle miscele di Pedro Ximénez e di Moscatel. Quindi avranno una struttura, un'eleganza, che sono quelle del vino di partenza, quindi dei vini molto buoni,
però avranno una componente dolce che non arriverà mai a quella di un Pedro Ximénez o di un Moscatel, ma comunque viene dolce. Stasera, insomma, li proviamo. Allora, il primo produttore è questo qui. E mentre i sommelier servono, io vi faccio un giochino a coppie, vi mettete a coppie, non vi Coppie. fate coppie, vi mettete a coppie, La hobby. una coppia, c'è le coppie, casa mia si usa le coppie, dove va? Vabbè, allora vi mettete 2 a 2. Allora, io ho trovato sul librone bello grosso, no? Della guru di tutte le cose, ma un pochino no, però la guru di tutte le uve, no? Che è la Jancis Robinson, la Flandre dei vini, no? Ecco, quando là a un certo punto fa: ah, questo vino, praticamente lo Sherry, è in tutto e per tutto un fratello di quest'altro vino. Allora, a coppie, sì, vi do 30 secondi, no? Il primo che alza la mano vince un viaggio in Andalusia a spese della FISA, la gita. Allora, mettetevi a coppie, ragionate, perché se no vince quell'altro, e ditemi se ci sono degli indizi. Ora, si sono guardate, sì, allora, si sono guardate molto, molto velocemente, però c'erano degli indizi. Quindi questo vino, lo Sherry, sulla base di quanto abbiamo detto stasera, mi spiace, ma molto velocemente, è praticamente assimilabile, è un fratello di quest'altro vino. Tale e tante sono le caratteristiche che li accomunano. Ok, dobbiamo indovinare il vino Sì. simile. L'ha detto lei, io. Ah, No, 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 lo Sherry, il terroir, questa cosa. C'erano degli indizi in qua e là che un pochino, non è una domanda facile, non è una domanda, però l'ha detto lei, o vediamo un pochino se siamo. Intanto definiscono, provate a pensarci, provate a pensare se qualcosa, insomma, è venuto fuori, queste robe qui. Quale può essere quel vino proprio che si può accomunare come storia, come terroir, come tipo tutto quello. Vediamo un po', quindi Sherry si è detto invecchiamento, c'è cioè il clima, il terreno, l'invecchiamento, l'invecchiamento, i blend. Qual è quel vino, quel grandissimo vino che sono i vitigni? Guarda, se era. Ora ci vedi. No, io non Provate, dai, si fa per Marsala, no, no, Marsala, no. Nemmeno Vigione c'ha in comune effettivamente la flora, però non fa l'invecchiamento, non fa un invecchiamento. Tokaji Vellungherese, no, no, quando ve lo dico ci rimanete male, però. No, no. Ci rimane male. Bruci no. Come io ho detto che era qui abbiamo Pensate, voi state per. Tutte Loro due, Lucia che l'ho sentito, ma non ho. Allora, non pensate ai vini fortificati, non pensate a vini. San Crispino? Non Ma io dovete pensavo al pensare. terreno, alla copea, insomma. Il viaggio in Andalusia a spese della FISA, the winner is lo champagne. Lo champagne. Allora, quali erano gli indizi, per esempio? Quali erano gli indizi? No, perché voi giustamente avete pensato. Allora, intanto l'Albarizza, che è qua, è esattamente, cioè calcareo, come vedete, si trovano in Francia, per esempio.
Un'altra cosa, gli invecchiamenti, i blend, no? Il maestro di cantina. Quindi il maestro di cantina sa riconoscere la fase in cui prima si fa la cuvée e poi si mette a invecchiare. Quando si parlava dei lieviti, no? più sta a contatto con lieviti, più ci sta. Quando sono nate le più grandi maison dello champagne, siamo nel 1700, cioè in America ci arrivava lo champagne e lo sherry. Cioè, ci sono appunto questi, e appunto che lei ha detto, questa particolare è un vino che per storia, tradizione, per le componenti può essere preparato effettivamente allo champagne. Tal. Se uno dice l'esame, è sparato. Se uno diceva l'esame. Ma te tu le dici, l'ha detto Jean-Cis Robinson, stai ora non mi permettere male di contraddire. Allora, questo qui è un vino della Bodegas e Rederos Solleré di Argueso. Siamo quindi a Sanlúcar de Barrameda, perché questa è una manzanilla. Manzanilla è un fino che viene invecchiato a Sanlúcar de Barrameda. E se non sbaglio fa sui 10 anni, questa verità, dagli 8 ai 10 anni di invecchiamento. Quindi come vedete anche come giallo, se pensiamo ai vini un pochino più commerciali, no? Questi un pochino più da aperitivi, è un giallo comunque già un paglierino abbastanza più intenso rispetto a quello che ci aspettiamo per esempio da un fino un po' commerciale. Qui siamo sul mare e questo è proprio lo sherry di partenza, no? Fino manzanilla sono quegli sherry secchissimi in cui la flor praticamente mangia tutto il corpo del vino. Questo è lo scheletro del vino, quindi in assenza proprio di glicerolo, di alcoli. Allora, sicuramente si sente il salmastro, l'acidità, no? Se ce l'ha la famosa mineralità che dice il viva. Tutta secca, manda. Chiaramente tenetelo in bocca un po', eh. Sentiamo un po' di secchi, perché uno si aspetta il naso un vino dolce, no? Cioè per la nostra abitudine là, se quando te le annusi nei vini, cioè ti aspetteresti un vino dolce. Questa parte qui è data sicuramente anche un po' dal. Però sentite le componenti iodate, no? Sapidissime, minerale, dalla bocca salata, proprio sembra di bere effettivamente. La parte marina si sente tanto, Quindi per chi magari ha bevuto solo un Pedro Ximenez nella vita, cioè come si fa a pensare che sono praticamente la stessa denominazione. Allora, questa qui ha una denominazione, è sempre de O Jerez, però è Sanlúcar de Barrameda. Praticamente fa parte della stessa denominazione d'origine, ma ha la menzione proprio di Sanlúcar de Barrameda, mentre gli altri sono tutti Jerez. Allora, un vino così, come si può bere? Dove si mette? Quando? Allora, questo qui all'incirca non ha più di 15 gradi. 15, sì. Sono vini che hanno praticamente durante, vengono fortificati appunto a 15 per permettere la flor, no? Il flor. Poi però durante l'invecchiamento perdono alcol, quindi viene un pochino rimesso perché altrimenti tornerebbero troppo sopra perché la flor mangia tutto.
15, allora se non avesse comunque i 15 gradi dell'alcol dato in più, io stento a considerarlo un vino bevibile, perché sarebbe solo acido, avrebbe solo, noi sentiremmo solo la parte acida. Quindi questo alcol di 15 gradi viene poi restituito, serve a dargli del corpo che ci permette di berlo. A me piace, io sono un amante di questi, proprio di questi vini molto iodati, sapidi, acidissimi, mi piace molto. E il fatto che abbia 15 gradi effettivamente lo rende comunque bevibile. Bello fresco l'aperitivo di pesce. Se poi volete dell'altro vino chiedetecelo, qualcuno vuole assaggiare. Questo si beve normalmente molto freddo, deve essere freddo, freddo, freddo. Il vino più conosciuto è il famoso Tio Pepe, no? Che va bevuto proprio fresco, fresco, fresco. E questo vino, insomma, a 15 gradi bevuto fresco in Andalusia, ma sono contenti sì, perché è chiaro, è molto, è potente, è un vino che scende giù bene. Comunque la morbidezza, l'alcol si sente, se ne sentono alcune sono un pochino meno corposi, questo un pochino di corpo comunque ce l'ha. Come vi sembra? Appunto, parliamo un po' della tapas. È di tutto un po'. Allora, praticamente avevo letto, ma non so, insomma, era una cosa in inglese, c'è un vecchio detto. Allora, loro dicono in Andalusia, col giallo, con questi vini tipo fino manzanilla, la pinna, con l'amontillado, il palo voltato, quelli lì, la zampa, e con quelli ancora più fortificati le ali, cioè nel senso o selvaggina, carne, pesce, carne, selvaggina. Cioè noi, appunto, dicevo prima, per noi, se a parte in una carta di vino non l'ho mai trovato uno sherry, almeno forse si trova un po' di più il porto, perché non si sa dove metterlo. Noi è chiaro che un ristorante come il nostro, dove lo metti? Ma che se tu metti questo vino fra dessert, però per Cella, che hai capito, che non lo conosce, magari il porto si trova di più, magari è più bevibile, perché tu lo sai che è un vino dolce. Questo qui magari per uno che li sherry se lo immagina un vino dolce, chiaramente beve questo, rimane un po' stupito. Se lo sai, un bello freddo, chiaramente. Ma io penso anche, non ci starei con questa sapidità, con del pesce, magari un pesce crudo, non lo so, io le affumicate, perché un pochino di nose iodate affumicate con la ringa, Quanti pasti? Ci bevo il whisky. Sì, ma dopo ci fa sopra di oggi, se non senti più freddo, e dopo va un po' caldo. Sicuramente uno dei bei battuti, cioè a parte la mattinata, cioè ti riprende il pesce come gusto, però ti pulisce la bocca, quindi anche un pesce o qualcosa di pannoso, no? Con qualche con le tapas, è chiaro, uno può fare tutto. Ci siamo questo è l'amontigliato. Allora, qui siamo su 30 anni. Come ben sapete, non si può sapere di che annata sono le uve dello sherry, non è possibile, perché col sistema dinamico, l'invecchiamento dinamico, ovviamente non è possibile sapere quando è stato messo il primo vino, il secondo, perché l'invecchiamento dinamico è nato proprio per garantire uniformità alla produzione, magari nelle annate peggiori potevano risultare buona.
Ah, ecco, non si è detto, ma l'invecchiamento dinamico non è che esiste da sempre, se ne comincia a parlare verso l'inizio del 1800, quindi non è che nell'antichità tutti gli sceri facevano la solera e la criadera, è un sistema che è stato messo in atto, diciamo, dall'inizio del XIX secolo. Allora, questo qui, se ci vedete una data, no? 30 anni vuol dire l'invecchiamento medio. Questo vino ha un invecchiamento medio di 30 anni, quindi ci possono essere dei vini che ci sono stati di più, dei vini che ci sono stati un pochino meno, si fa una media praticamente della permanenza all'interno delle solera. E poi ci sono, potete trovare intanto questi VORS, no? Sono quelle famose denominazioni Very Old, questo è Very Old Rare Sherry. Quindi VOS, VORS sono delle menzioni che permette la denominazione e che potete, se li trovate in etichetta, sono chiaramente riconoscibili. Very old vuol dire c'è almeno 30 anni di invecchiamento, ce ne possono essere anche di più. Allora, questo è l'Amontillado, questo è un fino in cui il flor è morto praticamente, o è stato apposta ammazzato, oppure è morto di morte naturale, cioè si smette di fare i rabocchi, no? E di conseguenza, una volta che il flor inizia a mangiare la struttura del vino, inizia l'invecchiamento, quello ossidativo. Quindi qui ci saranno le due componenti, ci sarà ovviamente la componente del fino, che è quella un po' dell'eleganza, della secchezza, ma ci sarà anche la parte dell'ossidazione. Con questo capisci perché fanno i dolcificati, però. È tremendo, eh. Ma 30 anni lì questa, non so. Perché è gusto. Sì, praticamente, insomma, quando i dolcificati si diceva che c'era stato, quindi in un'età media di 45 anni considerate almeno una ventina, 25 sotto flor, forse anche di più. No, per me è anche il naso non lo so, però continua a guardare il punto di dolce. Oh, ma se ne arrivo? Guarda, ti piacciono le dolci? A me mi hanno questi. Cioè, niente, proprio la bocca questo, mamma mia, cioè ha sta secchezza, la bocca rimane bene, però già riempie moltissimo, eppure è un vino secco. Certo, c'è il contenuto di alcol, chiaramente, che aiuta, ce lo rende, ce lo fa sentire più morbido, però è dato esclusivamente proprio dall'alcol aggiunto, perché questo è un vino che dopo 45 anni medi di vino non c'è più nulla. Flora ha mangiato. La vino c'è scritto, quanto vediamo insomma 19 gradi, però la flor quando muore si deposita in fondo, va in fondo. E come fanno quello con la fine? Ma se non è filtrato, se questo non è filtrato rimane praticamente nella botte e aromatizza tutti quegli altri che vengono. Quindi quelli fino sono quasi tutti filtrati, se no non sarebbero chiari così. Questi mi fanno anche non filtrati, però si rimane giù. Anche perché viene imbottigliata dall'alto una parte, quindi quando la flor rimane in fondo praticamente, non è che è tutta a giro nel vino, viene imbottigliata solo una parte. No, lo fanno chiaramente, non so se ovviamente. I rabocchi, una volta rabocchi li facevano con degli imbuti proprio, delle ovine che dovevano andare veloci, ora chiaramente
sono tutte automatizzate. Però è più bello. Fanno la volta si fanno, c'è questo muro, c'è lo finale di tutto. Tutto il mondo, del mondo fanno. Si diceva, io sono sempre all'ammontillato, 19 gradi e mezzo non si sente. E qui sentirlo è più complesso, insomma si va proprio sulla frutta secca, ha una struttura, una morbida, è anche più morbida. Cos'è? No, sono sempre qui. Ah, sempre tu fai? Le... No, è la tutta freschezza. Così tu muovi, se smuovi, allora l'ossidazione qui è perfettamente integrata, non c'è assolutamente nulla, si sente il sale, si sente la salinità, tutto, cioè la parte praticamente dell'invecchiamento biologico rimane assolutamente, cioè, diciamo che forse l'ossidazione vi agisce in un modo più, non lo so, sul colore, sulla struttura, gli dà quel tocco di potenza praticamente, però la finezza rimane. Allora, questa è una bodegas abbastanza nuova, come vedete, 1998, quindi non è di quelle, non è praticamente di quelle storiche. È stata fondata praticamente da un imprenditore edile che comunque aveva la famiglia, insomma, era sempre vissuto nell'ambito del vino, per cui decise di investire tutto quello che aveva guadagnato in questa nuova, ricettando proprio la tradizione, quindi questi lunghissimi invecchiamenti in modo naturale, cioè cercando di non di mantenere un ammontillato proprio come era quello. Questo è tosto, bala, ammontillato è tosto. Buono. Sì, diciamo non è proprio un vino immediatissimo, insomma. Se uno apprezza, apprezza. Apprezzate? Cioè, no. Secondo me più, cioè, destabilizza un pochino di più il primo, perché uno c'ha un bianco così, insomma già uno le aspettative dice butta giù, no? Si aspetta o appunto il vino dolcino, una vendemmia tardiva, un Riesling. Questo qui secondo me invece. Sì, sono vini impegnativi, ora io non lo so, sarà che a me li sento molto vicino, no, a quello che è questo vino. Come approccio non da fatti si è detto fin dall'inizio, non è un vino facile. Cioè le prime volte magari può dare dei. Però se una bottiglia di questo ve la lasciate. Non incontrano uno che sa anche il gusto della massa. Io credo che ora. È di, sì, ora un pochino di più si trovano, comunque su internet si trovano. Sì, su internet, se vai con la vera. No, poco, perché effettivamente non si conosce. Il porto è dolce, piace sempre di più. Quando si fanno le degustazioni, il porto è sempre quello che è piaciuto più di tutti, se c'è la roba secca, perché c'ha una facilità di beva, lo zucchero è ovvio che rende. Cioè, aiuta, no, la beva. Per chi ama appunto il secco, questi sentori, questi sono vini. Se voi lo lasciate una bottiglia magari, ne bevete un po' al giorno e lo cominciate proprio a capire, sono vini che poi rimangono dentro, sicuramente. Poi meglio questo, meglio quell'altro, sono gusti, no? Vuol dire quanto costa? Quanto costa non me lo ricordo. Il primo costa 15 euro, 7, 8, 15 euro, sono delle loro conti. Questo costa un po' più. È quello un po' più caro di tutti. No, non è il più caro di tutti, uno ma costa un po' meno di 50 euro.
E 45 anni, cioè l'investimento c'è. Ma no, funziona l'anno? Eh? 5% perde l'anno? Più o meno. Piccolilla la parte degli angeli, quanta miseria. Ma poi più va avanti chiaramente l'ossidazione, cioè più va avanti l'invecchiamento e più questo anche processo. Cioè, no, paradossalmente, cioè a noi ci sembra tanto, però pensate. Allora, allora si capisce perché, perché per esempio Gonzales Bias fa il Tio Pepe, no? Che ne vende tanto, le vende, insomma, è un po' l'emblema dello sherry, magari non è. È chiaro che lo vende anche probabilmente per rientrare, per coprire anche costi e può avere una solera di 95 anni. Cioè, pensate agli spazi, no? A tutto il resto. Non è un vino che costa tanto, per come è cresciuto, per, proprio per l'investimento che c'è in termini temporali, non è un vino che costa tanto. No, quello no, uno whisky della stessa età costa tre volte tanto, se va bene. Tu ci pensi a 20 anni e ti fanno partire sulla rete e fanno via per la pensione e tu cioè, sarà più cinema quando ho cominciato, capito? E siamo qui a berlo, nel senso, voglio dire, uno pensa un po' alla relatività del tempo, no? Oppure a come il tempo ci può aiutare a capire certi meccanismi. Allora, si va avanti con il terzo, che è il Palo Cortado. Sì, non ho capito. Come temperatura di servizio, cioè, il primo è freddissimo, gli altri via, così un po' meno. Allora, io questo qui, secondo me, allora, questo ha già un corpo che un pochino di più può essere bevuto, però sono vini che secondo me si bevono benissimo, freschi, ma si bevono anche a temperatura ambiente. Fresco medio, cioè a 10 gradi, 11. Un vino come il Fino, bevuto a 40 gradi d'estate, di seta, quello sicuramente bevuto, e quindi si può bere molto fino. Questo freddo, con tutta questa ossidazione, probabilmente se è più aperto lo godete di più. Però io mi è capitato anche di berli, ho detto, mi ricordo certi manzanilla, certi, ho detto non li tengo in frigo perché se no li bevo con raffini, che l'ho bevuta anche a temperatura ambiente, sono bravo uguale, perché non resisto. Cioè è proprio, a me piacciono molto, soprattutto questi qui molto. Quindi come temperatura io direi se tra i 9 e gli 11 gradi va bene, ecco. Allora, come appena si dice dell'Amontillado, sì. Allora l'Amontillado, io alla carne col sughetto non ci sta mica male, un arrosto per esempio, un arrosto, se proprio vogliamo parlare del nostro asciugo. Vabbè, la sapidità, cioè, ricorda un po' il sanguigno della carne, con un arrosto, magari con cipolle, con qualcosa di più. Poi formaggi, sì, quelli risolgono tutto, però 19 gradi di dolcezza. Sì. Una dell'altro, della cioè sì. Praticamente lui finisce la forma. E poi continua l'ossidazione. Non è il Palo Cortado. Il Palo Cortado è quello che beviamo ora. La Flor muore molto prima dell'Amontillado. La Flor muore prima. Originariamente, ora li fanno apposta. Cioè, è chiaro che non tu stai aspettando che la Flor muore, che la borsa di Devia cambia, insomma, e tutto il resto. Se li fanno prima. Per cui questo è un vino che è stato poco in invecchiamento biologico e molto di più dell'Amontillado in invecchiamento biologico. Ma fatto di fare dentro i 30 anni, cioè non fanno più da tutti. Aspetta, 30 anni non fanno più da bocchi? Allora, il rabocco ha un senso, ha senso da tutte e due le parti, perché per far vivere la flor, finché la flor la vuoi far vivere. E poi dopo, se ti starti 30 anni in ambiente ossidativo, lì l'acqua si evapora, perché tu sei proprio in ambiente ossidativo. Il rabocco vengono fatti. Invecchiamento, la flor è a metà del percorso. Meno, diciamo, muore quando smettono di dargli da mangiare. Praticamente è così.
se una flora è molto vigorosa o può morire di morte naturale, oppure si decide di non dare più rabocchi e muore. Il palo cortato era un caso, cioè che la flora moriva prima, ma succedeva tipo in una botte, in una sola botte della solera. Allora, per riconoscerla, il capataz nella raia ci metteva la sbarra e diceva: no, questo non va più bene, fate palo, legno, cortato, cioè tagliato praticamente. Però in spagnolo io non è che sono molto ferrato. Ora lo fanno, ora lo fanno. Cioè, è possibile che un produttore aspetti la flora, potrebbe anche non succedere. Ma no, ma li mettono dentro, cioè l'ammazzano, li mettono dentro 17 gradi e bella è morta. E lo continuano a invecchiare. Per cui il vino che abbiamo ora sarà sicuramente più scuro di quello di prima, perché c'è stato di più. Avrà dei sentori diversi, un corpo più forte, perché se è stato meno sotto la flor, è ovvio che un po' di glicerina e un po' di alcol naturali li sono rimasti, per cui è una tipologia. E anche qui dipende da produttori, perché ci sono dei produttori che decideranno di farlo stare più sotto flor, meno sotto, un pochino di più di là. Cioè, ognuno ci avrà il suo stile. Magari bevete 3, 4, 5 palo cortato e sono tutti diversi uno dall'altro. Non vi ricordo, no, ma questo mi ricordo un Amontillado, perché probabilmente è stato più sotto flor e meno sotto di là. A questo mi ricorda più un oloroso, perché magari è stato pochissimo sotto flor. Quindi, appunto, vi dice uno nessuno e 100.000, perché veramente se non si bevono tutti ci si può solo fare un'idea, fare conti. E questo è il palo cortato, quindi un odore completamente diverso. Anche mediterraneo. Ma anche questo è secco, chiaramente questo ha una rotondità che non ha quell'altro, e quindi tra con le glicerina c'ha questa sensazione pseudodolce. Si sente l'ossidazione quando va via. Prima la bocca era molto sapida, molto, ora anche la bocca è un po' diversa. Più nel mezzo, anche questo è 19 gradi. Anche questo siamo su 19 gradi. È frutta secca, cioè un vetta, sembra un vino dolce, poi lo vedi e si ricorda. Diciamo che le sensazioni sono quelle del vino dolce, poi. Accidenti, sì, molto persistenti, comunque lasciano la bocca molto pulita. Dolori sono proprio quelli dei passiti, sono proprio quelli di certi passiti, di certi anche vinsani. Il secondo è un compromesso. No, ma bella la scelta. Il primo è lui. Grazie. Questo sono quelli fatti con farina. Questo sta molto meno, vedete, in invecchiamento, perché l'età media del vino che è stato nella solera è 12 anni, quindi siamo molto lontani da 30 di quello di prima. Sì. Allora, questo qui è il vino a sorpresa, il numero 4, siamo sempre sul secco. L'avevate messo proprio per forza. L'hai assaggiato? No, mi piace la luce. E sabato c'è Io so cos'è, voi no, cioè ci dovete indovinare.
colle per farla notare. No. Sensazione pseudo dolce, col profumo di ricordo. Allora, questo è secchissimo, ma sembra dolce in bocca, perché c'ha questa sensazione, è molto pieno di, c'ha molta glicerina, molto alcolico, avvolgente. Nonostante la secchezza effettivamente c'ha, è molto particolare. Cominciate a pensare che cosa può essere questo vino qui. Lasciatelo lì, poi sì. Va bene. Quanto se ne andrà? Quello che è? Se ne riga il è quello... È il quarto, a sorpresa. Che bello. Molto floreale. Ci ho beccato. Credo di sì. Sì, me l'hanno già indovinato da queste parti, no? Sentite, floreale, è molto... Quando si mette al naso questo sembra quasi un passito, eh? Anche il secondo, ma questo c'ha... Questo c'ha proprio l'odore, la poi si beve in bocca, molto equilibrato, molto pieno, avvolgente. Questo è un po' per definirei. Che si fa? Si dice subito questo qui o dopo? Si dice dopo, vai, pensateci, pensateci. Allora, quello che inizialmente avevamo messo come vino dopo questo qui che avete appena bevuto, poi è andato, insomma, è retrocesso un po' all'assaggio. Vedete, abbiamo... ora beviamo il numero 6 e poi beviamo il 5. Allora, questo qui è sempre di Lustau, è il, vedete, non siamo riusciti, cioè per le tipologie volevamo provare, insomma c'era questo Lustau, che comunque è uno dei produttori più, sicuramente più significativi di tutto lo scelto. Allora, questo è un East India Solera. Allora, l'East India, se vi ricordate bene, fa parte di quella categoria dei vini dolcificati o blended. Praticamente si tratta di un vino secco, che può essere un ammontillato, può essere un fine, può essere un oloroso, a cui è stato aggiunto un quantitativo di vino ottenuto da vini dolci. Normalmente si mette il Pedro Ximenes, talvolta si mette il Moscatel, a percentuali particolari, decise chiaramente questo dal produttore. L'East India vi dovrebbe ricordare qualcosa, no? Cioè ha un nome particolare, è praticamente un vino che è abbastanza simile al Madeira. Il Madeira è quel vino portoghese, viene proprio dall'apposita isola, che originariamente veniva invecchiato proprio, cioè veniva mandato verso le Indie, sia per l'occidentale, no? Che per gli orientali, qui siamo per le Indie orientali. Allora, che succedeva? Che le navi che passavano da sotto l'equatore arrivavano praticamente con questi grandi botti pieni di vino che bruciava praticamente, perché le temperature erano talmente alte nelle estive che riceveva proprio una bruciatura, quindi c'era una forte ossidazione, una riduzione del vino. E poi con la bruciatura assumeva dei sentori molto particolari.
cosa hanno fatto poi a Madeira? Hanno trovato il modo giustamente di rifare il vino in quel modo senza necessariamente fare Amber e Amber all'Indy, cioè con le famose estufas, cioè con la viene scaldato proprio il vino con queste, prima veniva messo praticamente alle intemperie, esposto alle intemperie, poi messo in apposite zone molto calde, ora viene fatto ovviamente elettrico, no? In cui il vino viene poi sballottato e sporco. Allora questo qui, spero sia questo, sì, ovviamente non passa dalle stufas, ma viene messo a invecchiare in una zona caldissima della bodega che si chiama sagrestia. Non tutti ce l'hanno, l'Ustau ce l'ha, quindi fa questo vino dove praticamente una volta che è stato vinificato, è stato addizionato con il brandy, viene messa a invecchiare in questa zona che raggiunge 45-50 gradi di calore praticamente, per cui dà delle note un pochino particolari al vino. È fatto sul modello praticamente dei Madeira o dei Pale, che è dell'East India Pale, quella è la IPA, è mancato, ma io anche mi uso, posso, mi posso sbagliare fra una birra, uguale, infatti a me piace anche lì. Ma qui siamo a 20 gradi, esatto. E qui si sente. Quindi vabbè, un po' particolare, c'ha questo invecchiamento particolare in cui fatto proprio sullo stile un po' del Madeira. E questo è composto da 80% di palomino e da 20% di Pedro Jiménez, che già di per sé è una percentuale mica male, perché si sente, si sente. Pedro Jiménez è talmente dolce che l'impronta della dà. Ci ucciderà tutti quelli che per il diabete, ma zucchero, arrivate meglio. Quanto costa questo? Rioli. Mi sorprenderò. Costa 17 euro. Vale. Questo. Tra i 15 e i 17 euro. Niente. Ma noi o online? No, no, online, chiunque, cioè se te vai su un sito di vini spagnoli. Cioè c'è 17 euro in Spagna. Sì, vabbè, lo compri da qui. Se lo comprate da qui sì, se lo importano. No, se lo importano no, vabbè, però insomma, siccome la disponibilità online c'è. Allora, questo soddisfa chiaramente le esigenze di chi vuole un vino del genere più dolce, cioè chi non ama particolarmente i secchi. Non è paragonabile, per chi li conosce un po', ai Porto, assolutamente. Qui si tratta di un vino, si vede note di caramello, un pochino affumicato, no? Un pochino bruciacchiato, più chiaro. Questo ce l'ha, fichi, i datteri, qui vengono fuori. Un po' ovviamente sono dati dalla parte del Pedro Jiménez, che ha queste caratteristiche un po', sono ovviamente dati da un invecchiamento, anche questo in ambiente ossidativo. Per chi non ama molto è un tipo di vino praticamente che soddisfa molto le esigenze dei palati dolci, per lo più sono quelli, cioè gli americani, sono americani molto. Se vuoi uno che ha l'interfaccia in italiano è su difende tutti i vini spagnoli. Spoiler.
Allora, lasciate il tempo alla bocca proprio di passare fra le varie sensazioni, perché insomma è un vino dolce, si sente, ma lascia. Diciamo che si è fatto un bello stacco fra i secchi e i dolci. Lo stacco è vero, ci manca l'oloroso, allora ci manca l'oloroso secco, l'assio. Non si è trovato, diciamolo. Sono circa stanno facendo no veramente no davvero non si è trovato quello lì l'oloroso secco avrebbe dato il cuscinetto fra perché è secco ma è comunque fa tutta ossidazione quindi c'ha sta pseudo dolcezza che lo porta vabbè comunque sono comunque questi due dei vini che escono un po' da quello che noi abbiamo l'idea dello sherry estremamente dolce come può essere il Pedro Ximénez. Queste sono delle vie di mezzo fatte per il mercato, per lo più per il mercato anglosassone, quindi per gli inglesi, però appunto una volta che uno li conosce si può arrischiare e magari scegliere una volta di provare questi vini qui invece dei soliti passito del solito posto. Allora si va all'ultimo, infatti vedete è un oloroso, no? Non l'avevamo messo prima in quanto oloroso, ma ecco, poi all'assaggio, insomma. Il risultato è un po' più impegnativo, addirittura anche di quelli stindia, che nella nostra mente poteva essere un pochino la punta, insomma, la... Allora, questo è il grande produttore Gonzales Bias, quello di Tio Pepe, ma un falso di Tio Pepe, fa delle cose eccezionali. Molto antico, anche lui iniziato proprio in una piccolissima bodega nel 1835 e ora praticamente è uno dei produttori più rappresentativi proprio dell'Andalusia, insomma fa delle cose estremamente importanti. Allora, praticamente lui ha tutte le vigne di proprietà, sono tutte su quel famoso terreno d'Albarizza che è tanto molto pregiato, quindi sono tutto superiori. Allora, qui come vedete c'è una percentuale di Pedro Ximénez un pochino più alta rispetto a quella degli Stindia che abbiamo veduto prima. Quindi Palomino, Pedro Ximénez, vinificati separatamente, ovviamente, perché ognuno ha il suo percorso, e poi vengono fortificati e dopo vengono messi insieme. Quindi una lavorazione lunga e molto scrupolosa, con 15 anni di invecchiamento solera, no? Separati e poi l'assemblamento, quindi insomma c'è dietro un lavoro notevole. Ma te è venuto questo, te lo ricordi? Questo è quello forse più costoso. Quindi merita. Sì, infatti. Ecco, rispetto al classico Pedro Ximénez che può capitare di bere, questo insomma hanno comunque un'eleganza. E sono i famosi pale, no? I cream che vengono tanto snobbati, che dice ah vabbè ci hanno cosa aggiunto, li vogliono gli inglesi. Sono mia degli scemi gli inglesi, cioè tutta sta roba l'hanno concepita loro. Non hanno vino, per cui sono sempre andate a parare dove c'era vino buono. Ecco, dove sono stati loro, la qualità c'è. Ecco, sono vini che fatti sì per il mercato, ma che comunque hanno una qualità, una beva e una soddisfazione che nuovamente si trova da mezzo. Ma ci sta sto vino micidiale, cioè ti ripulisce la bocca in una maniera. C'è un bel equilibrio con questa croce o questo è tantissimo. Ora adesso però lo vedo più da... Cioccolato. Sì, cioccolato. Meglio, però
Ecco, questo lascia proprio l'impronta, no, delle zampe, no, questa frutta sul, in fondo al palato, l'acidità, il caramello, eppure c'è solo un 25% di ferro chimerico, quindi c'è il ferro chimerico che dà tutte queste sensazioni e il corpo, la freschezza che c'è dentro praticamente del pallino. Il cioccolato sotto, il cioccolato sotto, il cioccolato sotto, Allora, purtroppo non ce n'è più. Purtroppo non ce ne sono più, dai. Allora, alzino la mano quelli che si vogliono esprimere sul vino pirata. Loro, vabbè. Vai. Sì, ma non lo si. Bernaccio Doristano, sì. Grande, grande, grandissimo, meraviglioso, strepitoso vino italiano. Certo, non fa la solera, non fa la solera sicuramente, è una zona un pochino più piccola. È una zona più piccola dello Sce, però insomma anche noi in Italia per quanto riguarda questi vini un po' particolari effettivamente non siamo secondi a nessuno. Anche perché come è andata, non è una data recente. Ma che anno è quella? 2002, 91. Lì c'è sempre 2002. Vabbè, quella nostra è 2002. 91? La gradazione della vernaccia, la gradazione della vernaccia, quello che c'è da fare, questa anche per rapporto di questa, però ce l'abbiamo presa direttamente da lui, non lo vuole bene, è un bel rosato, io credo che sia prima del lunedì. Qualche mese fa ce la siamo spiegata e io la porto sempre, se me ne ricordo, la porto a lezione che sono 17 gradi, ma non sono fortunati, cioè sono i famosi 17 gradi che un vino raggiunge. Appunto, si stava dicendo didatticamente parlando che questo è un vino che raggiunge di ben 17 gradi senza fortificazioni. La flor continua sulla fibra. La flor perché sono, è diversa, cioè sono lieviti diversi, lieviti del Giura, lieviti, cioè sono comunque diversi. Praticamente nel momento della fermentazione c'è un tasso zuccherino, una potenza talmente grossa, siamo d'altronde in Sardegna, che si arriva piano piano a 17 gradi, anche senza la fortificazione. Tardiva abbastanza, ma non abbastanza, non ho fatto voglia di dire. Ma non è cambiato recentemente, non lo so.
pare a fosse molto ma lì la Lega non c'è mai stata, quindi ma tanto ascolta, mentre io ci gentile un cazzo, sai. Allora, si è detto noi, veglie sido. Applaudere. Veglie sido è il... Allora, prima delle una. Qual è quello che ti è piaciuto di più? Ora c'è. No, aspetta. Due cose. Io me la applaudo, grazie. Prima delle 11, comunque applaudite, ci puoi incaricare a me, mi interessa che siano piaciuti, come, diciamo, in tutti questi, ora sono 5 perché dice c'è la vernaccia pirata, però penso ciascuno di voi abbia trovato quantomeno insomma un'idea di quel che si può avere da un'unica denominazione. No, vale quello che ci si fa promotori del share in Italia. Amiamolo un po' di più, via. C'è anche, ragazzi, c'è la vernaccia di San Gimignano, c'è il Marsala. La vernaccia di scusa, ho detto di San Gimignano. È buona anche quella, però c'è l'hai fatto per i corsi, per 20 gradi. Non ho capito nulla. Allora, sono difficili da abbinare. Chi li interessa abbinare, a me non mi interessa, cioè nel senso io li bevo uguali. Però è vero, ma non si trova l'abbinamento perché non è nella nostra cultura. Allora, la parte secca sicuramente sa bene, se si comincia a fare gli arrosi, ora questi qui dolci diventano più secondo me delimitamentazione. È uguale, dopo tu ne bevi uno che c'ha più gradi di là, tu sei a posto, scusa. Bisogna sempre. C'è Luis, c'è quello. Dopo l'arrosto c'è il basta, finisci. Che problema? Io non mangio nemmeno l'arrosto. Io non mangio l'hamburger vegano. Immagino la montigliata un hamburger vegano. Io sono vegano, amore mio. Come quindi per il culo su quello che c'è. Sono sono proprio onte, si mangia un sacco di roba buona. Allora, ora c'è la votazione, quindi prendetevi 2 minuti di tempo per riflettere. Praticamente 2 voti. Tanto in Andalusia ci vanno loro, una e due.